Direttore, buongiorno. Abbiamo letto numeri entusiasmanti per la BCC Ravennate Forlivese e Imolese. Siete tra i primi in Italia. Sì, non amo e non amiamo normalmente questo genere di classifiche, però dobbiamo riconoscere che quella di Milano Finanza, appunto, è sicuramente una, anzi, sicuramente quella meglio organizzata, nel senso che esamina più aspetti dei bilanci delle banche e cerca di fare col suo indicatore una classifica che, ripeto, non deve essere presa come oro colato, ma sicuramente è indicativa della buona salute o meno di un istituto bancario. L'anno scorso ci eravamo già piazzati molto bene, quest'anno abbiamo confermato questi ottimi livelli con un risultato che è di buonissimo livello anche per quello che riguarda una classifica nazionale che ci vede sicuramente nelle prime 10 e al secondo posto in regione, proprio come l'anno scorso, a una minima distanza dalla consorella Emilbanca, che appartiene al nostro gruppo bancario cooperativo e che conferma anche la validità di un gruppo bancario organizzato con BCC e banche locali che presidiano molto bene il territorio e un'organizzazione invece da gruppo bancario nazionale che consente di fare sinergie dei costi, ma anche e soprattutto di offrire strumenti e prodotti di alto livello alla clientela. Naturalmente si guarda diversi parametri per stilare queste classifiche, non sono solo parametri di fatturato o di diciamo, incassi che può avere la banca, giusto? Non è solo il patrimonio. Beh, sicuramente sono incentrate sugli aspetti del bilancio, quindi capacità di produrre reddito, patrimonio, ma anche di tenere e avere quote di mercato. Quindi diciamo che è un panorama di dati più ampio. Poi sicuramente quello che a noi interessa non è tanto quello di primeggiare la classifica di finanza, ma di svolgere bene il nostro compito sul nostro territorio e soprattutto di dare soddisfazione e risposte adeguate ai nostri soci. Quello rimane per noi l'obiettivo primario e chiaramente non ci facciamo distogliere da quello. Quali sono le prospettive 2022, a parte che l'anno è appena iniziato? Sì, l'anno è appena iniziato e purtroppo non è iniziato benissimo a livello di pandemia, però diciamo che siamo fiduciosi sul fatto che riusciamo dal punto di vista dell'economia a gestire la situazione e quindi già il 2021 ha confermato questa capacità, le nostre imprese sono riuscite nella maggior parte dei casi a tenere e riprendere fatturati, chiaramente ci sono penalizzazioni di alcuni settori che risentono più di altri della situazione pandemica, però diciamo che viviamo sicuramente in un territorio che ha dimostrato quella che ormai viene, un termine che viene abusato, un'ottima resilienza, un'ottima capacità di affrontare le difficoltà. E in alcuni casi anche di ottenere delle performance sicuramente positive. E quindi di conseguenza i dati della banca seguono i dati del territorio, non può essere diversamente, e quindi anche nel 2021 abbiamo registrato delle buone performance soprattutto in termini di mutui casa concessi. Devo dire che le famiglie non si sono fatte spaventare dalla pandemia e hanno continuato in quello che è l'investimento primario per una famiglia, cioè l'acquisto e il miglioramento dell'abitazione. Abbiamo chiaramente registrato anche capacità di investimento da parte delle imprese, che se nel 2020 c'era stato più attingere al credito per gestire una situazione nuova di difficoltà a recuperare liquidità, nel 2021 si è rivisto anche qualche bell'investimento in termini di capacità produttiva, di migliorare la capacità produttiva e magari presidiare nuovi mercati. Quindi qualche segnale positivo lo registriamo e siamo ottimisti.